partita la prima batteria con Gaia Meringi, Selene Aceti, Rebecca Vallagussa, Moira Cadenazzi e Sara Biffi. Ed eccola, Rebecca Vallagussa ha preso una, preso molto bene lo sparo e si lancia sul rettilineo opposto. Gaia Meringi in seconda posizione, ha preso un bel vantaggio la della di casa. Vediamo se andrà a suonare la campana per lei Rebecca Vallagussa. Poi Meringi, poi Aceti, questo l'ordine. Rebecca Vallagussa incrementa anche il vantaggio in questo secondo giro e arriva sulla rettilinea finale Rebecca Vallagussa, tempo 51 e 94, 5-1, 9-4, Rebecca Vallagussa. Partenza buona, Melissa Gatti in avanti, poi Rebecca Baldani in seconda posizione, poi Giorgia Pirotta per un gran vantaggio della caratteristica patinata schiacciatissima, bassissima, Melissa Gatti, che comunque riesce a distendersi molto. Sono passati in 29-5 il tempo da battere, quello di Rebecca Vallagussa, 51 e 94, ha preso un bel vantaggio Melissa Gatti, adesso una 7-8 metri di vantaggio, una tela che ha recentemente, anzi ieri, anzi oggi pomeriggio, vinto la gara di eliminazione, 52 e 33, Melissa Gatti 5. Partenza subito valida con Matilde Pina, che riesce ad andare avanti, poi Colombo in seconda posizione, Matilde Pina, Agnese Colombo, Matilde Carotta, queste le prime tre al passaggio sono la campana. Prova Agnese Colombo all'interno, ci riesce, sono in tre, vediamo il tempo, ricordiamo come di consueto 6 migliori riscontri econometrici e in finale adesso è Agnese Colombo che chiude con il tempo di 53 e 77.